Credo che in questo momento sia necessario investire sui due rigassificatori previsti da Cingolani per l'indipendenza dal gas russo, perché l'emergenza è questa, ma questa emergenza va trattata come tale. Investire oggi in impianti che utilizzino fonti fossili è assolutamente insensato, posto che gli obiettivi al 2035 e al 2050 di decarbonizzazione e di uscita totale dal mondo fossile sono obiettivi che l'Europa non ha cambiato e che non deve cambiare. Perché altrimenti dopo non mi si venga a dire che cosa fa il Ministro dell'Agricoltura per la siccità o che cosa fa il Ministro dell'Agricoltura per le alluvioni, perché quello è il risultato dell'utilizzo smodato che abbiamo fatto delle fonti fossili. Adesso l'abbiamo riaccesa, no? Quella a carbone. Ma in questo momento c'è un'emergenza e va trattata come tale. Fare investimenti a lungo termine in promozione di energia da fonte non rinnovabile è la strada sbagliata, perché i tempi della decarbonizzazione e i tempi che abbiamo per incidere in profondità sui cambiamenti climatici sono molto stretti, e fare oggi un impianto che avrà bisogno di 20 anni per ripagarsi è assolutamente sbagliato se quell'impianto utilizza fonti fossili. Io credo che sia l'unica strada possibile è una spinta fortissima verso la produzione di energia da fonte rinnovabile. Quindi sì, Piombino e Ravenna, insomma, che sono le due cose che lei ha citato. Sì. E,